secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco». Parola del Signore. Nel Vangelo di oggi, Gesù, ormai vicino alla sua dura passione, esorta i discepoli a non avere timore e a non lasciarsi turbare da ciò che il mondo sta tramando contro di lui, e per rassicurarli regala loro la sua pace, quella che egli stesso riceve in dono dal Padre, quella che il mondo non sa dare. E che non si tratti di un semplice narcotico, ma di un dono divino, ce lo mostra in maniera quasi violenta la prima lettura di questa stessa liturgia. Dopo averci narrato la miracolosa guarigione di un uomo storpio fin dalla nascita, operata da Paolo nella colonia romana di Listra, il racconto si conclude con una scena di incredibile violenza. Giunsero da Antiochia alcuni giudei, i quali presero Paolo a sassate e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Allora gli si fecero incontro i discepoli ed egli, alzatosi, rientrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Era questa la pace dei primi missionari, la certezza di essere affidati alla grazia del Signore Gesù, come dice il testo, in qualsiasi circostanza. Resta il fatto che la Chiesa ha sentito il bisogno di restare sempre aggrappata a questo particolarissimo dono di pace, da chiederlo in tutte le sue sante messe, facendo seguire sempre al Padre nostro questa invocazione: Signore Gesù, tu che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ed è il momento in cui i fedeli si scambiano il segno della pace. È bello e utile ricordarlo proprio in questo periodo in cui possiamo chiedere la pace a Gesù, ma non possiamo ancora manifestarla con segni esteriori. Che il segno ci manchi e la liturgia abbia sempre qualche secondo di sospensione dispiaciuta è normale. Ma la situazione attuale potrebbe servirci per alcune domande. Quale pace chiediamo quando chiediamo a Gesù la sua pace? Quale pace promettiamo quando la offriamo agli altri anche solo con un gesto? Ne approfittiamo per riconciliarci davvero con qualche familiare che magari ci sta a fianco e compie lo stesso gesto dopo aver fatto la stessa preghiera? E dopo averlo compiuto, ci resta in cuore un po' di gratitudine per la pace ottenuta e per la eventuale riconciliazione che poi vogliamo testimoniare in famiglia? Non è questo un elenco di doveri per ottenere la pace che Gesù vuole già donarci, ma per aprire la mente e il cuore a riceverla con gioia e con speranza, quando tra poco, se Dio vuole, il gesto della pace tornerà ad essere abituale nelle nostre chiese.